Abbiamo mollato la partita poco prima di entrare nella caverna dei pirati. E ora siamo qui. Quindi entriamo nella caverna dei pirati. Monella? Ma signore, sono da porgervi scusa in nome della città. Avremmo dovuto intuire che non nutriamo alcuna speranza contro voi, filibustieri. Will this do? I comandanti ne andranno pazzi. Terricoli, ma non è pure provato a combattere. Secondo me non sono in grado. Quella loro fogna di città non deve aver visto molti pirati. Il forte singhiozza e il debole abbozza. Così gira il mondo. Va, 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 va. Parole sante gentilmente offerte al capitano Leon Bastren, il fragello di Maria. Beh, è stato saggio seguire il suo sangue. Senza mai voltarci indietro. Nulla rende lieti come arraffare qualsiasi bottino si desideri. Sa! Capitano! Capitano! Il mondo è troppo piccolo per due capitani. You got that right. Vero. Per questo tu sei solo il primo ufficiale. Ma! Bueno! Yo-ho. All right. Che pari di stocca fissi di Grescondo. Cheers. Cheers. Tressa è quella che fa i soldi a mozzo. Wow! Wow! What is the logical course of action? My turn. Well then. What next?
Where's the nearest tavern? Out of my way. Keep it up. Here I go. I'll do my best. Oh, flames! Rain! Run! Oh, no. No? Out of my way. Venice. What's yours? Interesting dynamic. Do this. Thank you. This for you. I'll do my best. Let's do this. Thank you. Something for you. Out of my way. What's yours? What's mine? Yeah, what yours are? An interesting dilemma. Where's the nearest tavern? Siamo molto lontani dal prossimo. Siamo molto lontani proprio da ovunque. Okay. Ah, è gonfio curioso. Cos'è? Logical course of action. My turn. I appreciate it. My turn now. Out of my way. What's
what's yours is mine. Yes! Let's do this! Time to close up shop! Wow, 22. Out of my way. What to do? What is the logical course of action? Much to learn. Whoops. Well then. An interesting dilemma. My turn. What's yours is mine. Fuck this! I'll not be defeated. Here I go! È misterioso. Here I go. I'll do my best. My turn. What's yours or mine? Niente di pesce. What to do? Whoops. My turn now. Out of my way. Now, what next? What's yours is mine. What is the goal? My turn now. Ah! Oh, thank you. My turn. Ah! What to do? Out of my way. What's yours is mine. Out of my way. Where's the nearest tavern? Questo non è buono. Ignora.
Banalmente lo faccio rivelare a te. Ready or not, here I come. My turn. Neanche Sirius. Prega, non ho 500 di vita. What to do? Out of my way. What's yours is mine. Okay. Where's the nearest tavern? No, mancano due scontro lui e sei scontro lui. Tra l'altro. Ah, che si vende. Ma ne ho 47, ma non ci vediamo che basta. Faccio fuga, tanto lo vedo. Che altro perché voglio andare avanti. Vai, pressa. Dal sonnifero si svegliano così. You. What? Monella. You got that right. Now, let's get down to business. Here I go. Tutto zero danno. Out of my way.
logical course of action. Well then. Oh, ice! Pierce them through! Don't
I'll do my best. Scendo non basta? Out of my way. An interesting dungeon. Oh, flames! Rage! Wrong! You should have studied harder. Livello 30 PC. That's far enough. Wow. Non pensavo che fosse un guerriero. What's that? Can't be serious. Captain Leon Pastral. What? So. What do we have here? Prepare yourselves. Lass. Mr. Leon. Yes. Of course. What's the matter? Well, I... Lass. Well...
course. This is... I'm not so sure about that. Fare thee well, lass. Perhaps a day will come when you and I meet as rivals. But I won't be beat. I swear it on my honor as a merchant. Weigh anchor, men. The ocean calls. I saw it with my own two eyes. Within those dusty pages, I felt like there was something that would change my life forever. Can't wait to go home and read it all! Sì, dai, per zero foglie la prendo una stanza, grazie. Il libro conteneva le memorie di un viaggiatore che si era spinto fino ai confini del regno. Tressa si immersa nelle letture per ore, rapita dai racconti delle sue avventure. This world, and I know what I'm searching for, is out there somewhere. So, I'll set sail for the horizon. And the great... I see the world! What? I'm going to leave Rippletide and become a traveling merchant. I'll see the world and have customers from every corner of the realm.
Oh, my. Just think about what you're saying. Traveling merchant? I won't have it. You're not even a stationary merchant. You need at least 2 more years of stocking the store, and 3 years of working the shop front. That's 5 years before you're ready to go anywhere. Sorry, Pa. My mind's made up. Besides, I'll get all kinds of training on the road. I had a feeling. There's no point in trying to stop you now, Tressa. You have my blessing. Oh! Darn! I know. But I had a feeling this day would come. She is her father's daughter. In the end, being a good merchant boils down to experience. That's just what you'll find out there. Go and see the world, Tressa, until your heart's content. Yeah. Ah, yeah. I understand. But I can't help but worry, Tressa. Do take care of yourself out there, won't you? Be strong, and may the sacred flame light your path. Thanks, Ma. Thanks, Pa. And I'm sorry for leaving. But I'll come back one day, and you'll see just how much I've learned. We wouldn't know what to do if you didn't. After all, you're our number one employee. Bye, Ma! Bye, Pa! Okay. Fino a qualche ne fa questo nome è un criminale. Tenuto in tutto il continente! A che sponda in una rapina e mi lascia la città dicendo in piazza. Quale il suo scuro passato, sebbene va comunque una vita onesta, serve ancora informazioni a cose, tempo di cittadini buoni, malvagissimi. Ok. Scusa, ma se io volessi tipo fare papà. Decorativo, wow, ciao. Tra l'altro non credo che per pressa sì, i soldi sono buoni, però. This journal? The author only filled half the pages. The other half is still blank. Guess I'll just have to pick up where he left off. I'll write down everything. I won't leave any stone unturned. From the next chapter on, this will be my story. I'll travel far and wide, and journey on until every last page is filled. What lies beyond the horizon? There's only one way to find out. See ya, Ripple Tide. Ripple Tide. Che risponda, che risponda figo. My adventures as a merchant are just beginning. I'll start by following in the footsteps of a nameless traveler. And journey far, far beyond. Ok. Se io rientro. Sono le missioni.
Davvero, se vuoi sai che per questa ambita. Questa ambita molto lunga, mi do ogni angolo del mondo, giuro che spinda perché ama. Ma lei quando c'è? Rispetto al mio microfono. Ti leggo. Ok, let me calibrare. Così. Così mi si sente meglio? È più calibrato? Dimmi se ci sono altre impostazioni che non ti convincono. Ehi! Bisogna giusto coinvolgere prima di avere una buona attività. Questo antiquario può sembrare in serio un genere di strumento. Si tratta di coinvolgere il soldato di un'insieme di laboratori per i ricercatori o di legnare per carpentieri. Ok. Okay. Mercante di Crespondo con un passato marinaio rimasto da tempo a terra poiché vittima dei mal di mare. Wow. Ora desisci per affari nella società natale di carattere tranquillo e amichevole. Amo ascoltare i racconti di viaggi e avventure. Per questo motivo non è raro vederlo conversare con marinai o carabinieri. Ok. Hello, friend. Allora scusa, l'abbasso proprio da qua. Octopath Traveler. Octopath Traveler. Così? Vario carovana mercantile sin da quando fu salvato dai suoi membri, dopo aver perso i sensi nel deserto. Allora ha deciso di offrire i precipici come quelli del corpo. Il mio schiva ama ammirare il cielo stellato in totale solitudine. Ah, è noioso. È un JRPG. Ora ti mostro. Quelli con la nuvoletta arancione sono le side quest. E bisognerebbe capire cosa farci o cosa derubare. LOL. Scusa. LOL. Okay. Ora ti mostro. Ho il 100% di rubare, lol. Sei un babazzo. What? Ah, quello sicuramente di là. Ti mostro tra un attimo. Fammi vedere se voleva solo questo completo, sto tizio. Attuale sembrerebbe una cosa dell'impresa. Ok, bastava questo. No, non lo è. Allora, questo per me è vero. Subito che c'è dei simili riguardi agli sconosciuti. L'ho rubato dal tizio sotto. Si è dato l'impegno profuso e per scortezza a parte mia rifiutare la tua generosa offerta, non trovi? Essendo tenendo giù la milizia vera. No, ti mostro il combattimento è tutta un'altra storia.
Se ne avevamo guidato, va bene, sì, dai. Ma con chi sta parlando? Ok, sono sordi. Allora, i JRPG sono fatti da parti di roleplay, praticamente dove ci sono le città, parli con le persone, fai cose, hai azioni. Tipo io posso parlare, valutare, che mi dice le cose nascoste e ogni tanto informazioni utili. Tipo tu, lui è il tizio che vuole lei e io con Ofelia potrei condurlo. Forse lo devo battere, forse lo devo derubare, non lo so. Vabbè, per ora non esploro più di tanto, perché se no faccio solo questo per tutto il tempo e tu ti annoi. E tanto tra un po' stacco. Cose particolari? No, no. Vabbè dai, 80%. Io però non voglio Tressa. Allora, Octopath Traveler. In Octopath Traveler ci sono 8 personaggi. Ognuno ha un... il nome è... Octopath è acronimo degli stessi. Difatti abbiamo una O, una C, una T. Una O che mi manca. Vabbè, la T e la H. Me ne mancano ancora 3 personaggi. Io preferisco Anit a Tressa. Anit può menare le persone, quello che vale. E questo mi distrugge perché ha forza 5. E questo è il tipico combattimento. Questo, anzi, questo non è il tipico combattimento. Perché questo combattimento è contro uno contro uno, contro un tizio a caso. Non ho fatto niente. Lui mi ha spaccato. Non gli faccio nessun danno. Vabbè, era 5 forza questo. Ok. Però forse voleva vedere che... Oh! Ok, era la side quest. Lei voleva uno forte, io ho preso le peggio bot. E vabbè, leggo la side quest e poi ti mostro il fuori delle città. Vedi ancora qui dentro mia moglie. Vabbè, rapido e indolore. Troppi soldi? Ok. Allora, Anit, che è il personaggio che hai visto poco fa, è un personaggio che può fare i duelli in giro per... cioè, parlando con le persone, ha questo potere. Tyrion è il ladro. Ophelia è la... è una sacerdotessa. E può condurre le persone. Cosa non si è visto? No. No, il pernottamento era tutto nero. E Cyrus è un mago. Che può valutare. Oh, ma questo qua è un ragazzo. Oltre alle città, dove solitamente sono un sacco di personaggi. Ok. Questo è il tipico punto di incrocio. Queste sono strade che mi portano alle altre città. Tra l'altro Alberic è un altro degli 8, Alfin è un altro degli 8 e Primrose è un altro degli 8. E sono... e li finisco. Questa è la mappa. È una gran figata. Qua mi dice dove dovrei andare più o meno. È bellissimo. Ed è lunghissimo.
Comunque, secondo me è un po' di meno di 60. Però comunque alto. È il tipico combattimento. Ora lo vedi. Questo è il tipico combattimento. Una squadra contro l'altra a turni. Questo è il tipico combattimento JRPG. E io c'ho tutti i miei pupi. Chiaramente hanno le loro abilità. Una cosa figa. Sono molte abilità speciali che hanno. Lui è il mago. La tizia dei capelli rosa, che si chiama Hanit, lui ha il potere di rubare cose. La tizia dei capelli rosa può letteralmente catturare le bestie, se sono catturabili. E gli faccio letteralmente scomparire la battaglia. Oh, tirano 14. Livello, prendo abilità. Rinse repeat. Tra l'altro, non lo fa già nube di frecce? Io adesso volevo andare da Olberic, che si trova qui, ma mi sa che è molto lontano. Beh, io più o meno ci vado. Ma non, chiaramente non posso fare la storia di Olberic, è troppo tardi. I've done my research on you. La forza di JRPG, oltre al gameplay, che può piacere o no, è la storia. Raccontano... Cioè, è uno stile di gioco che racconta storie bene. Quindi non lo compri. Oltre al gameplay c'è tutta quella parte che è figa figa. Ivan Divinity, io ti ho visto giocare e... Not bad. A passing. E non mi ha convinto. Stai facendo allontanare tutti i miei spettatori. Come no? Sì, l'ho visto. Ai tempi lo vidi. E che è cambiato? Sembra quello il gioco. E poi questo mi è stato sostanzialmente regalato, quindi ho ancora più interesse a giocarlo. Ah wow, sono arrivato. Questo posto è direttamente collegato alla città di Olberic, a Pletruvia. Good. Tra l'altro, se vedi a sinistra, ogni nemico ha le sue debolezze. Sto stupidino. Ok. Che sto cercando di scoprire usando attacchi diversi. 700 vita. Ah, mica male. Ok. What next? Quando faccio questo, l'abilità che gioco è più forte. Vedi in alto al nome. Se vedi il nome che c'è a destra, ci sono dei pallini gialli. Ne guadagno una a turno e mi permette di avere un'abilità forte, forte. Me ne sono overlivellato per questa zona.
Sordi. Scusa, tu dove vai? Piedreggi da a sinistra. Te trovi in alto. Ok. Ok. Scusa. No, questo è il velato. Io salvo e stacco pure. Appena arrivo alla città trovo un punto di salvataggio e stacco. Adios. No, tra l'altro. Vabbè, adios. Mica male. I'll do my best. Thus ends your lesson. Can't we settle this like gentlemen? Ok. Va bene, io direi di staccare qua. È anche tardi. E adios. La prossima puntata, il prossimo episodio sarà probabilmente incentrato su Alberic e la sua storia. Per poi andare da Primrose, Alfin, poi un paio di episodi esplorativi. Tipo qui, qui, qui e tutti i posti che ho missato per livellare e per trovare qualcosa in più qui. No, qui no. Per livellare e per trovare qualcosa, se c'è, di magico. Perché so che ci sono alcuni dungeon che danno cose importanti, ma non so dove né quali. E poi si ricomincia da livelli consigliati onesti, tipo 22, presse 22, puntacava 23. Ok, vabbè, raga, è stato bello, adios.